OneCoin si può dire sia stata la più grande criptotruffa della storia. Il progetto nacque nel 2014 in Bulgaria dalla fondatrice Luya Ignatova, conosciuta anche come Crypto Queen, ovvero la regina delle cripto. OneCoin era stata annunciata come la Bitcoin Killer, la nuova criptovaluta che in poco tempo avrebbe annientato Bitcoin per prenderne il posto. Peccato però che non esisteva, o meglio, esisteva solo sulla carta. OneCoin infatti non operava su alcuna blockchain, ma era una valuta centralizzata sui server della compagnia OneCoin Limited. Seguiva il tipico schema Ponzi, una strategia di marketing multilivello che, promettendo guadagni facili e immediati, in OneCoin convinceva gli investitori a trovare altri soggetti disposti a entrare. Gli investitori acquistavano pacchetti didattici per studiare la blockchain e il trading, che erano tanti e tutti diversi. Alcuni costavano poche centinaia di dollari, altri invece si compravano a centinaia di migliaia di dollari. Con l'acquisto di questi pacchetti didattici si ottenevano dei token della criptovaluta e questo era considerato un investimento. Sì, perché la promessa era che il valore di OneCoin sarebbe salito di molto nel giro di poco tempo e che tutti sarebbero diventati ricchissimi. Ma la realtà è che non aveva proprio valore. Zero! OneCoin infatti non era una criptovaluta decentralizzata e non operava su alcuna blockchain. Quando nel 2017 scattarono i primi allarmi e le autorità statunitensi firmarono un mandato di arresto per Luya Ignatova, la Crypto Queen sparì. Si dice sia stata avvistata per l'ultima volta mentre si imbarcava su un volo dalla Bulgaria alla Grecia e dopodiché di lei non si seppe più nulla. Per i due anni successivi la guida di OneCoin fu presa dal fratello Konstantin, che riuscì a far sopravvivere il loro business fino al 2019. Per ben 5 anni, dal 2014 al 2019, lo schema Ponzi di OneCoin ha mietuto milioni di vittime in tutto il mondo, rubando quasi 4 miliardi di dollari. Per questo si può dire che OneCoin sia stata una delle più longeve criptotruffe in stile Ponzi della storia. E pochi giorni fa l'FBI ha aggiunto Luya Ignatova, la Crypto Queen, nella top 10 delle persone più ricercate dalle autorità statunitensi, stabilendo una ricompensa di $100,000 per chiunque avesse informazioni utili per catturare e arrestare la truffatrice accusata di frode, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere.